svolto il suo mandato parlamentare e il suo ruolo di vicepresidente della Camera. L'unico candidato premier ufficiale di fronte ai partiti che ancora giocano a nascondino, una persona che ho avuto l'onore di accompagnare nel suo primo giorno in Parlamento e che mi auguro potremo accompagnare tutti al governo del nostro paese. La prima è più interna a noi. Io ho passato gli ultimi 5 anni insieme a tanti altri colleghi parlamentari a sostenere i nostri candidati in giro per l'Italia. Molti li vedo qui, oggi sono consiglieri comunali, consiglieri regionali, sono sindaci, sono europarlamentari. Abbiamo fatto 5 anni di battaglie per togliere seggi a loro in modo tale da indebolirli. Si sono indeboliti molto come partiti, ma la cosa più bella è che adesso io sto girando l'Italia per la prima volta, quelli che io sostenevo sono eletti e insieme ai loro gruppi sostengono me in questa campagna che va avanti da 3 mesi e mi dà il senso, e mi dà il senso della comunità che siamo. E poi l'altra cosa bella è che nonostante abbiano per anni intimidito coloro che provavano ad avvicinarsi al movimento, avevano una loro storia professionale, una loro storia personale, magari non erano proprio persone che partecipavano ai nostri gruppi, però pensavano come noi. Pensate a quello che hanno fatto Orietta Berti, che aveva detto che votava per noi. Hanno denunciato alla GIO. Nonostante si sia provato in tutti questi anni a pulirne uno per educarne 100, allora gli artisti, i professionisti non si dovevano avvicinare a noi, perché se si avvicinavano perdevano tutto. E dovevano essere da monito per tutti quelli che stavano pensando di avvicinarsi a noi. Ma nonostante questo, un mese e mezzo fa ho deciso di fare questo appello alle migliori energie e competenze del paese e di partecipare a questo progetto, perché noi probabilmente triplicheremo il numero di parlamentari, nonostante questa legge elettorale, al numero di genti, e potevamo scegliere di mettere solo i nostri, come fanno i partiti. E invece abbiamo deciso di aprire le nostre liste a persone come quelle che avete conosciuto stamattina, che la pensano come noi, condividiamo gli stessi valori, magari loro combattevano le loro battaglie della vita nella loro professione, nella loro vita professionale e personale, con la loro credibilità. Adesso stiamo unendo le forze insieme a tanta altra gente in tutta Italia e io sono orgoglioso del fatto che queste persone ci abbiano messo la faccia, perché sanno di rischiare un po' della loro professione e della loro vita personale. E con noi sono arrivate personalità incredibili, anche note. Con noi si è candidato Domenico Fioravanti, che è medaglia d'oro di nuoto alle Olimpiadi. Con noi si sono candidate persone come il comandante Gregorio De Falco, che ricorderete che è stato passato in porto. Con noi ci sono giornalisti come Primo De Nicola, che grazie alla sua inchiesta fece di mettere il Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Con noi ci sono giornalisti come Emilio Carelli, che hanno fondato Digicom, Digicinque, Sky Digi24. Ci sono imprenditori, ieri sono stato a Potenza, c'è cioè il Presidente del Potenza Calcio, una di quelle persone che sta rivoluzionando il modo di fare sport dilettantistico a Potenza, che tra l'altro in Potenza giocherà contro il Pomigliano il 4 marzo. Sarà una questione anche interna. E c'è tanta gente che si sta proponendo con noi, Gianluigi Paragone, che ha detto la guardia da anni sulla sera. Questo è bello perché vuol dire che nonostante tutto veramente non ci hanno fatto niente, per citare anche la canzone che ha vinto Sanremo ieri sera. Nonostante tutto siamo riusciti ad arrivare fino a qua e io sono orgoglioso di quello che è oggi il movimento, perché 5 anni fa ci davano per morti, 4 anni fa ci davano per morti, 3 anni fa ci davano per morti, 3 anni fa ci davano per morti, 1 anno fa ci davano per morti. Oggi siamo la prima forza politica del paese e il primo movimento del mondo.
ci dovete dare il massimo del supporto possibile, per una sola ragione. Negli ultimi giorni avete sentito Berlusconi e Renzi dire: se non c'è la maggioranza si torna a votare. Lo stanno ripetendo come un mantra, se lo ripetono davanti allo specchio ogni mattina, perché sanno bene che per i numeri a cui è arrivato il movimento, soprattutto negli ultimi giorni, dai nostri sondaggi che stiamo guardando, per fare un governo nella prossima legislatura o si passa dal Movimento 5 Stelle o loro gli incastri non ce li hanno più. E vi voglio spiegare perché. Loro avevano fatto una legge elettorale per provare a mettersi insieme il giorno dopo le elezioni e fare il 51%. Nessuno doveva vincere, in modo tale che loro si potessero mettere insieme e fare il 51% dei seggi, non dei voti, in Parlamento e continuare a governare indisturbati con Gentiloni e Fiorenzo, tanto la stessa cosa. Ma qualcosa è andato storto. Il PD finalmente, dico io, sta perdendo un po' di consenso con quello che hanno fatto con le banche, quello che hanno fatto qui in questa provincia, con le strutture di Pescia, adesso è un grande compito, quello di mandare a casa l'arroganza della politica. E quindi PD ormai è intorno al 20, Forza Italia è intorno al 15, non fanno più 51. Forza Italia e Lega non fanno più 51 e sono disperati. Ora che cosa mi chiedo io? 3 mesi fa con Giancarlo Cancellieri abbiamo portato il Movimento in Sicilia al 35% delle peggiori condizioni politiche. Io non ho mai visto niente del genere, sono un cittadino di questa terra, ma quello che ho visto succedere in Sicilia per provare a fatto, ci hanno messo gente, hanno sono andate a prendere gente dalle galere, hanno messo delle liste e stavano fuori di galere, hanno messo pure più preferenze dei nostri, la carcere. Ma il vero tema è che lì si è provato a fare di tutto per parte, cioè ci sono riusciti per 90.100 voti degli impresentabili. Nelle peggiori condizioni politiche abbiamo ottenuto il 35%. Se ci date solo quel sostegno siamo vicinissimi alla maggioranza assoluta. So che c'è un grande rischio in quelle elezioni, in queste elezioni come quelle là, l'astensionismo. Ma l'astensionismo, permettetemi di dire, non si batte facendo solo gli appelli al voto. Noi siamo quel popolo lì, il movimento è nato non perché c'era gente che voleva votare qualcun altro, ma perché c'era gente che voleva cambiare il modo di fare politica. E noi siamo quel popolo che, se oggi non esistesse il movimento, probabilmente si sarebbe astenendo, e quel 30%, quel 35% sarebbe di astenuti. Ma noi non abbiamo mai soltanto votato. Il voto per noi era l'atto finale di un progetto e l'atto di inizio di un altro progetto. Noi abbiamo sempre detto che quando si va a votare l'impegno massimo è il giorno prima e il giorno dopo. Il giorno prima per vedere chi si candida e controllare chi si candida, e il giorno dopo per controllare che le promesse siano realizzate. Quindi se volete coinvolgere persone che non vogliono andare a votare, raccontatevi perché siete qui oggi e perché avete dedicato un po' della vostra vita a questo progetto. Non ditevi che bisogna solo andare a votare, fatevi venire la voglia di partecipare ad un progetto di partecipazione. Ora, oltre all'astensionismo, l'altro grande problema è la nostra memoria. Pure io dimentico facilmente le cose, e sinceramente in tutti questi anni ne hanno fatte così tante di porcherie politiche che a volte io le ho dimenticate. Infatti a volte ci ritroviamo con degli articoli di giornale, per esempio su quello che hanno fatto sulle banche, su Jobs Act, sulle pensioni, li leggo a distanza di anni e dico: l'avevo dimenticato questo fatto. E vale anche per i competitor, o presunti competitor del Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale. Dobbiamo sopravvivere ai prossimi 20 giorni di campagna elettorale. Per sopravviverci dobbiamo necessariamente farci delle domande, non darci per forza delle risposte, ma farci delle domande. Poi se trovate anche la risposta credibile potete votarvi. La prima è: qui i programmi partiamo dall'assunto che sono tutti belli. Io, se non ho ancora letto un programma elettorale altri, come nel nostro, anzi molti dei loro sono una copia del nostro, poi dicono che noi abbiamo copiato il programma, ci hanno copiato il programma per 5 anni, reddito di dignità, cosa mi ricorda, reddito di dignità che propone per le scuole.
E quello che voglio dirvi però è che i programmi sono importanti se il libro vuole incredibile. Quindi ci dobbiamo fare una domanda. Tu che vuoi cambiare il paese oggi, nel 2018, e l'hai governato negli ultimi 20 anni, perché non l'hai cambiato quando lo stavi governando? Perché non l'hai cambiato quando lo stavi governando? E l'altra domanda che ci dobbiamo fare è, avrai anche un bellissimo programma. Dici che vuoi cambiare il modello energetico, il modello di impatto ambientale, vuoi cambiare il modello industriale, ma la campagna elettorale chi te la paga? Perché se te la pagano le banche petroliere come sempre stato, il tuo programma non vale nulla. Dimmi chi ti paga e ti dirò per chi governerà il giorno dopo. Ed è per questo che vi devo dire, e per questo che io vi devo dire. Siete voi, sapete, un mese e mezzo fa abbiamo lanciato, quasi 2 mesi fa, la porta fondi per la campagna elettorale, questo rally, come l'abbiamo chiamato, per i ritmi infernali che sta avendo. Io adesso sono al sud e contemporaneamente al nord c'è Alessandro che nonostante non si cambi sta dando l'anima. Abbiamo lanciato la raccolta fondi e in quasi 2 mesi, meno di 2 mesi, sono arrivati 550.000 euro di donazioni di 29 euro a testa di migliaia di italiani che credono in questo progetto. Finché continuerete a donare a Rally, noi avremo le mani libere per fare la cosa giusta il giorno dopo. Non saremo sempre perfetti, sbaglieremo anche, ma avremo la libertà di sbagliare in buona fede e di non farci pilotare da qualche lobby che ci dà i soldi, ci dà i soldi. Ora, detto questo, passiamo a parlare dell'Italia e di quello che vogliamo fare. Il nostro slogan è partecipa, scegli, cambia. Molti di voi si riconoscono in queste parole, perché non è vota, è partecipa, fai parte di un progetto, scegli a che parte stare e così inizierai a cambiare le cose. Il cambiamento è uno di voi, nel modo in cui vive la società e nel modo in cui vive la cittadina. In cima ai nostri 20 punti del programma non abbiamo messo l'innalzamento di un punto percentuale di PIL o l'aumento del 10% dell'occupazione o del 10% dell'occupazione giovanile. Io non vi vengo a parlare di indici, vi vengo a parlare di qualità della vita degli italiani. Il nostro obiettivo con i 20 punti per l'Italia è migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani, che è un concetto semplice e complesso allo stesso tempo e si basa su un problema. Tante persone, anche in campagna, mi scrivono ogni giorno e mi dicono, per esempio tra i giovani, tu dici, ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, visto che i TG ogni giorno dicono che la disoccupazione giovanile sta calando? Oppure quanti imprenditori mi dicono, ma vuoi vedere che sono io incapace di agganciare la ripresa, visto che qua ogni giorno questo PIL sta salendo di 5-6 punti percentuali per come viene osannato, per come viene celebrato. Oppure tante persone che hanno perso il lavoro, sono padre e madre di famiglia, che ogni giorno mi dicono e mi scrivono, ma l'occupazione sta andando a gonfie vele, ma è possibile che solo io non riesco a trovare lavoro per la mia famiglia? E questo è uno stato d'animo che non mi scrivono con ironia, non me lo dicono con ironia, me lo dicono cominciando a convincersi che sono loro degli incapaci. Cioè il meccanismo della dittatura dell'ottimismo che stiamo vedendo in questi giorni all'interno dei TG e da mesi avanti, da anni, sta creando nei cittadini la convinzione che è colpa vostra se non trovate lavoro, che è colpa vostra se la vostra impresa non va bene, che è sempre colpa vostra, perché adesso le cose vanno bene, non hai più scuse, il paese va alla grande. E questo è quello che noi stiamo rischiando in questo momento storico del paese. Ma io rispondo sempre, per esempio, a quei giovani, non vi lasciate scoraggiare da questi anni perché non significa nulla più. Andatevi a leggere e vedete come si calcola. La disoccupazione giovanile in Italia si calcola prendendo il numero di giovani che cercano lavoro e il numero di giovani che trovano lavoro. Chi non lo trova è il giovane disoccupato, chi non ci sente. Ma se io giovane smetto di cercare lavoro, o io giovane me vado all'estero, esco dal computo e la disoccupazione giovanile cala.
Quando vedete quei fenomeni a Roma che si vantano del calo della disoccupazione giovanile, si stanno vantando di decine di migliaia di giovani che se ne vanno a Londra, a Berlino, a Parigi, perché non trovano lavoro qui. Come vale per l'occupazione generale, che è un altro tema, sono aumentati i contratti, non sono aumentate le ore di lavoro. Perché hanno fatto un job sack che oggi fa in modo che il 33% dei contratti interinali duri un giorno. I contratti di lavoro, stiamo parlando di contratti che chiamano, hanno anche il coraggio di chiamare contratti di lavoro ad un giorno. Andate a dire a quelle persone che stanno lavorando, quelle persone stanno cercando ogni 24 ore la possibilità di farsi rinnovare il contratto, ma ogni ora di lavoro, ogni giorno di lavoro per l'Istat risulta come una settimana di lavoro, e quindi l'occupazione aumenta. Anche se tu hai un'ora pagata con un voucher, la settimana risulta quella settimana di lavoro, e quindi aumenta l'occupazione. Come aumenta l'occupazione? Perché la riforma Fornero ha fatto in modo che chi doveva andare in pensione non ci poteva andare più, e quindi risultano più occupati che in realtà dovevano essere pensionati. E noi siamo qui a chiederci se siamo incapaci noi di trovarci un lavoro, quando invece sono degli incapaci loro che hanno distrutto la vita di generazione e generazione, facendo anche sembrare che il loro lavoro, facendo anche sembrare che stessero trovando lavoro. Manca un miliardo di ore di lavoro all'appello rispetto ai periodi pre-crisi, un miliardo di ore, e ci dicono che l'occupazione aumenta. Io questo voglio dirvi, anche per il PIL. Io, guardate, sono la persona più contenta del mondo se l'Italia va meglio, ma deve andare veramente meglio. Sapete che nel PIL si calcola anche la prostituzione e lo spaccio di droga, significa dire che più aumentano anche quei business e più il PIL interno cresce. Questa roba sta scoraggiando la gente, allora io non vengo a prendervi in giro, non vi vengo a portare un programma che dice aumenteremo con l'indice del 2 o del 3, no. La nostra grande sfida è realizzare un programma elettorale che faccia una cosa: vi faccia svegliare la mattina e vi faccia dire oggi la mia famiglia sta meglio, non perché me lo dice il TG, ma perché lo sento, perché so che mio figlio sta meglio, so che mia moglie sta meglio, so che mio padre sta meglio. E come si può migliorare la qualità della vita degli italiani? Prima di tutto lasciando in pace gli italiani. Io quello che vedo in giro per l'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, è sempre la stessa cosa: imprenditori, dipendenti, disoccupati, tutti che dicono vi prego, come è stato? Lasciateci in pace. In cima ai nostri 20 punti abbiamo messo 400 leggi da abolire, non da fare. Perché? Perché lo Stato in questi anni si è accanito così tanto su di voi da dover normare ogni piccola dinamica dell'economia, della società, che ha un negozio che osservare anche la legge su come mettere la saponetta nella retrobottega del bagno, che ha come... Chi sta a capo di un ente pubblico, penso alla nostra preside, o a un preside di un'università, un direttore di dipartimento, ormai c'è passacarte, passa nel tempo a smaltire burocrazia. Che tu sia un comune di 1000 abitanti, di 1 milione di abitanti, devi fare lo stesso numero di carte. Se sei un'impresa, passi 100 giorni l'anno a fare scartoffie per lo Stato e altri 60 giorni di gente che viene nella tua azienda a farti i controlli sui documenti che tu avevi già mandato allo Stato. Allora che cosa possiamo fare qui oggi? Dirvi che dobbiamo fare un'altra legge sulla sburocratizzazione. Ogni volta che si sono fatte le leggi sulla sburocratizzazione si è creata un'altra burocrazia. Ogni volta che si è fatta la legge anticorruzione si è creata un'altra corruzione. Ogni volta che si fanno le leggi antievasione si crea altra evasione. Perché? Perché è il metodo che è sbagliato. Noi non possiamo pensare che per ogni problema di questo paese serva una legge, è proprio quello il problema. Allora se vogliamo cominciare a lasciare in pace le persone, facciamo l'elenco di tutte le leggi inutili da abolire e iniziamo ad abolire, a partire per esempio da quelle che dovevano combattere gli evasori e stanno combattendo la gente onesta. Studi di settore, speciometro, redditometro, free payment, tutti strumenti che dovevano combattere gli evasori, e invece sono gli strumenti che sono così complicati in cui proprio si annida l'evasione, si annida la corruzione. Pensateci, la corruzione non è nient'altro che questo: un politico o un burocrate
che si interpone tra te e un diritto e te lo spaccia per favore, perché è così complicato da raggiungere che hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a raggiungere il tuo diritto. Ma è così complicato per una semplice ragione. È complicato perché il meccanismo oggi in Italia vede 187.000 leggi vigenti, più una nuova che se ne aggiunge ogni 2 giorni e mezzo, più le leggi regionali, più le normative europee. Tutto questo crea l'effetto che voi ogni 12 ore dovete cambiare le leggi, ovvero quando avete un problema non sapete più quale sia la legge di riferimento e l'ente che deve risolvere il problema. Non è di mia competenza, non è di mia competenza. Allora che fate? Andate dal professionista, dall'avvocato, dal commercialista, dal consulente del lavoro, il quale vi dice: quando io sto studiando la legge, ma so già che sta cambiando mentre me la sto studiando, perché da domani sarà un'altra legge. Questo è il meccanismo che ha bloccato tutto. Allora noi vi facciamo l'elenco di 400 leggi da abolire, così cominciamo ad eliminare tutto quello che è inutile e che non sta raggiungendo gli obiettivi. Perché questa è la sfida di tutti i parlamenti europei. Io questo progetto ho seguito con 3 parlamenti di tutta Europa negli ultimi 3 anni da vicepresidente della Camera. L'Inghilterra fa delle norme per fermare le leggi. In Inghilterra ogni nuova legge che si approva 3 vecchie vanno abolite. Ed è fatto il divieto di fare i richiami, comma 3 dell'articolo 5 della legge 6 del primo mezzo. Voi lo sapete che anche in Italia è vietato. C'è una legge dell'88, avevo 2 anni quando l'hanno fatta, c'è scritto in un articolo che è fatto divieto delle leggi dello Stato di fare i richiami. La stessa legge all'articolo fa un richiamo, è una barzelletta. Non bisogna più scrivere nome delle leggi, infatti stanno modificando i regolamenti parlamentari, non lo stanno più imponendo le leggi, stanno modificando i regolamenti. E questo è il metodo per cui oggi io sono in rapporti con tantissime associazioni di categorie, professionisti, imprenditori, dipendenti, che ci stanno segnalando su leggiabolire.it tutte le leggi che secondo loro non servono e vanno eliminate. Cominciamo prima di tutto a lasciarli in pace. Anche chi cerca lavoro vuole essere lasciato in pace cercando, perché avere a che fare con i centri per l'impiego oggi è un inferno che ha bisogno di consulenti e professionisti per riuscire ad uscirne vivi da un centro per l'impiego. Infatti non è che vanno riformati, vanno rifondati i centri per l'impiego per come sono messi in questo momento. Poi è chiaro che la qualità della vita si risolve e si aumenta e si migliora investendo sugli asset fondamentali di una società. Gli asset fondamentali di una società sono la sanità, l'istruzione, il lavoro, le pensioni, il welfare. Bene, ora su queste cose qui sentirete nei prossimi anni tutte le riforme. Vogliono riformare la sanità, vogliono riformare la scuola, vogliono riformare il lavoro, vogliono riformare le pensioni. Io prima di riformare voglio finanziare questi settori. Cominciamo a mettere i soldi, visto che paghiamo il 70% di tasse e siamo quelli che pagano il livello di tasse sulle imprese più alto di tutto il mondo industrializzato. Se veramente vogliamo cominciare a rimettere in sesto la sanità, l'istruzione, il mondo del lavoro, il mondo delle pensioni, cominciamo a prendere soldi da dove non serve e mettiamoli dove serve. Che significa? Su questo vi devo fare un piccolo racconto della mia esperienza di questi 5 anni. Perché voi dovete sapere che il bilancio dello Stato è oltre 800 miliardi di euro, ma un palazzo a Roma, la Camera dei Deputati, vi costa solo quello 1 miliardo di euro, di questi 800 miliardi. Voi immaginate tutto il bilancio dello Stato, c'è un palazzo che costa 1 miliardo. In quel palazzo ne siamo arrivati 5 anni fa con Angelo, con tutti gli Andrea, con gli altri parlamentari di questa 17ª legislatura. E quando siamo arrivati lì, loro mi hanno indicato come vicepresidente della Camera. Io avevo 26 anni, sono entrato nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, dove stavano quelli che da 30 anni facevano politica e che ci aspettavano al barco per dirci: siete degli incompetenti, siete degli inesperti. Anzi, ce l'hanno detto prima ancora di entrare in punto, è inutile che vi fate illusioni, tanto qua non si taglia niente. Diritti acquisiti, spesa corrente, pericolo di ricorsi, sto miliardo si deve spendere. Quando abbiamo aperto i bilanci, in questo miliardo di spese che non si potevano tagliare, ci abbiamo trovato tutte le contraddizioni del nostro sistema paese. Quella classe politica che abbiamo messo in condizione a 13 milioni di italiani di non potersi curare per difficoltà economiche, quella classe politica là
E quella classe politica, quando sono arrivato a Montecitorio, nel bilancio della Camera si faceva rimborsare per 300.000 euro all'anno le punture di insetti, le insolazioni, gli incidenti per cui è stata ripresa, ma il parlamentare ubriaco mi dava, le malattie tropicali, e in fondo c'era anche una piccola postilla eventuali danni da sommosse popolari, perché lo sapevano che non poi c'è stata una malattia e poteva succedere. Come si ricorsavano per 1 milione di euro all'anno i viaggi agli ex parlamentari, voi lo sapete i parlamentari in carica, ma gli ex parlamentari, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di parlamentari che da 20 anni non abbiamo rieletto e che oggi ci ritroviamo in ancora voci di spesa del Parlamento che rimborsano i fondi per 1 milione di euro. A Cirino Policini, che avete pagato i viaggi per 20 anni, nonostante che voi legge più da 20 anni, noi di questa gente qua stiamo parlando. E poi si pagavano 31 milioni di euro all'anno di affitti d'oro per due palazzi che quello che teneva il contratto d'affitto neanche possedeva quando ha firmato il contratto. Questa cosa volevo capire, glielo chiesta ai funzionari della Camera, per dire, spiegate com'è possibile che voi non possiedi palazzi e c'è un contratto da 31 milioni di euro all'anno dal 98 ad oggi, senza clausola di recesso, quindi non si poteva neanche accedere. E no, vedete, noi prima che abbiamo firmato nel 98 questo palazzo il contratto, poi lui col contratto è andato in banca, si è fatto il mutuo e si è comprato i palazzi. Poi io voglio comprare una casa così, tutti quanti volete comprare una casa così. Ma quando poi abbiamo iniziato a chiedere di revocare i contratti perché erano un po' di soldi che non servivano, perché erano due palazzi, qui c'era un ufficio che potevano mettere gli immobili di nostra proprietà, la risposta è stata no, non solo non erano i soldi, abbiamo fatto dei contratti blindati da cui non si può recedere perché la legge non ce lo consente. La nostra risposta fu: la legge la facciamo qua, se volete la cambiamo. Quello che successe il 23 dicembre del 2013 fu un fatto storico, perché noi scrivevamo 3 righe di legge per far saltare questi contratti d'oro, nessuno si accorse veramente di cosa stesse votando, e così votarono per far saltare 21 milioni di euro senza accordo. Quello che è successo poi, e ve lo racconto perché è importante quello che è successo il giorno dopo, che saltarono gli affitti d'oro, il palazzinaro decise di andare ai giornali per vendicarsi. Tutti pensavano che dovesse vendicare il Movimento 5 Stelle che gli aveva fatto saltare tutti quei soldi. Invece lui va a giornare e dice: no, il Movimento 5 Stelle è stato coerente, ha sempre tagliato gli sprechi e ne ha tagliato pure me, perché effettivamente erano 31 milioni di euro all'anno dal 98 per due palazzi che valevano 10 milioni tra l'altro, quindi potevamo comprare un terzo di quello che avevamo speso in armi. Io ce l'ho, dicevo, questo palazzinaro con quelli che invece mi avevano sempre garantiti 31 milioni di euro all'anno, perché è vero che io prendevo 31 milioni, è vero che prendevo un sacco di soldi degli italiani, ma io ad ogni campagna elettorale finanziavo tutti i partiti che avevano fatto i milioni. Come se non erano soldi lecitamente dati ai partiti, erano assunzioni degli amici, ed è per questo che io mi chiedevo come mai quell'azienda stesse pure sotto sopra, nonostante prendesse tutti quei soldi ogni anno. Per il semplice motivo che era semplicemente una partita di giro. Io questa storia però l'ho raccontata per dirvi una cosa: tutti dicono di voler fare la spending review per recuperare i soldi dal bilancio dello Stato, per fare la revisione della spesa inutile, ma chi si nutre degli sprechi non taglierà mai gli sprechi. Voi avete votato destra, sinistra, estrema destra, estrema sinistra, qualcuno ha mai raccontato questa roba che vi ho raccontato io oggi? Non l'ha mai raccontato nessuno, è una semplice ragione. Perché se vedi prima, chi prende il vitalizio non taglierà mai il vitalizio, chi usa gli enti inutili come poltronifici non taglierà mai gli enti inutili, chi usa la sanità come un banco ma non taglierà mai gli sprechi della sanità, e lo stesso vale per tutto il bilancio dello Stato. Su oltre 800 miliardi di euro di bilancio dello Stato possiamo andarci a riprendere 30 miliardi di euro di sprechi. Se votate per noi ci andiamo a riprendere i nostri soldi, se votate per loro i soldi restano lì, ma con le tasse dei partiti. I 30 miliardi di cui parlo non li ho certificati io, non li ha certificati il Movimento 5 Stelle, l'hanno certificati
non so quanti sono stati i commissari alla spending review, quanti ne avrete sentiti nominare in questi anni, gente che prima pagava fior fior di professionisti rispettabili e competenti, che facevano i piani della spending review, li portavano al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli dicevano: Presidente, ho visto i bilanci dello Stato, dobbiamo tagliare queste cose per recuperare 30 miliardi. Presidente del Consiglio, mi dica che cosa dobbiamo tagliare. Per esempio, ci sono 8.000 società partecipate in Italia, alcune non hanno neanche i dipendenti, hanno fatto solo i consigli di amministrazione per mettere i posti lì dentro. È il momento di cominciare a tagliarle, accorparle e ridurre gli sprechi. La risposta del Presidente del Consiglio il primo giorno era: vabbè, allora lo facciamo. Poi il secondo giorno usciva la notizia sui giornali, iniziavano le telefonate di Deluca di Turno che chiamavano il Presidente del Consiglio e gli dicevano: amico caro, io ti ho fatto avere i soldi, i voti in questi anni perché mettevo i miei nei consigli di amministrazione, ma dove vuoi fare? Vuoi tagliare gli enti che ho utilizzato per portarti i voti? Se lo fai, io i voti non te li porto più. E così invece di tagliare gli enti inutili, mandavano a casa il commissario a spendere più. L'ultimo è stato Giovanni. Quello che voglio dire è che non sarà semplice, ma dobbiamo partire dall'assunto che i soldi ci sono. Se non dovessero bastare questi 30 miliardi, l'Italia con i soldi delle vostre tasse, da 16 miliardi di euro ogni anno ai carburanti fossili, a petrolio e carbone. Si chiama, è un'altra parola di presa del triage, tax expenditures, c'è un altro modo per provare a dirci che stanno facendo una cosa buona, perché una parola di presa, ma in realtà stanno dando i soldi a banche e a petrolieri. Poi ci sono anche tax expenditures per i cittadini, quelle non vogliamo tagliare. Lì possiamo recuperare altri 30 miliardi, siamo a 60 miliardi. Ma se non dovessero passare questi 60 miliardi, ricordatevi sempre che la Spagna e la Francia, che sono due paesi non molto lontani dal nostro modello economico, hanno finanziato le misure per le imprese e per le famiglie, non facendo la spending review, ma superando i parametri del deficit imposti dall'Europa. Io vi dico una cosa, noi con l'Europa e con l'Unione Europea dobbiamo dialogare, dobbiamo fare quello che possiamo, però dobbiamo pretendere lo stesso trattamento che hanno avuto gli altri paesi. Io sono qui a dirvi che se dovessimo arrivare al momento in cui questi 60 miliardi non bastano più, io preferirò sempre la sanità degli italiani, l'istruzione, i servizi e il lavoro ai modelli europei e ai parametri europei. Ed è sull'Europa che voglio dire una cosa: il Sud lo riferiamo prima di tutto in Europa, le regioni del Sud le riferiamo prima di tutto nelle istituzioni europee, perché le nostre eccellenze enogastronomiche, dell'artigianato, del turismo, dei beni culturali sono stati distrutti molto spesso da regolamenti europei, direttive europee, che non sono colpa degli altri paesi. Io non ce l'ho con la Germania, con la Francia, con la Spagna, quelli sono paesi che fanno i loro interessi. Io vedo Isabella qui al nostro, la nostra europarlamentare, sa benissimo Isabella che gli europarlamentari fanno una parte del lavoro lì, ma per il resto, quando si scrivono le leggi, si scrivono le norme che riguardano l'Italia, riguardano le nostre eccellenze, devi tenerci i funzionari dello Stato italiano, forse, quando si stanno scrivendo le regole che possono cambiare il destino di un'intera nazione. E voi lo sapete, il Parlamento tedesco quanti funzionari ha, forse? 45. Lo sapete quanti ne ha invece il Parlamento italiano? 2, e uno deve andare in pensione quest'anno. Voi ditemi questa partita quando la giocheremo e la vinceremo se non abbiamo neanche schierato i giocatori in campo. Noi abbiamo messo portiere, loro hanno 11 giocatori più riserve e ce la prendiamo con gli altri paesi perché riescono ad ottenere gli obiettivi per le loro imprese, i loro agricoltori, i loro pescatori, i loro artigiani. Noi ci dobbiamo fare un esame di coscienza con lo Stato italiano. Essere orgogliosi di quello che siamo. Noi, nonostante il 70% di tassazione e nonostante i livelli di burocrazia, siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, seconda solo alla Germania, e per questo non dobbiamo ringraziare i politici, perché questi risultati si sono raggiunti nonostante la politica. Dobbiamo ringraziare gli imprenditori e i loro dipendenti che ci hanno portato così alto in questi anni, nonostante le politiche. Allora, a quei campi, oltre a dirgli quanto siamo importanti per l'Unione Europea, dobbiamo dire pure un'altra cosa: gli italiani gli danno 20 miliardi di euro ogni anno, ne rientrano soltanto 12 in Italia, dei 20 miliardi.
miliardi che diamo all'Unione Europea in fondi europei di dubbio utilizzo. Noi vogliamo anche essere contributori netti dell'Unione Europea, ma dovete ascoltarci, perché noi abbiamo il 95% di imprese che sono sotto i 15 dipendenti, mentre le imprese tedesche e francesi piccole hanno 90 dipendenti. Sono due modelli totalmente diversi. Per tutelare questo modello o ci ascoltate oppure una parte dei 20 miliardi ce li teniamo e li diamo alle categorie che avete distrutto in Europa. E questo vale anche per l'immigrazione, perché sentirmi dire dai paesi dell'est Europa che non vogliono prendere le quote dei migranti che arrivano in Italia, perché arrivano in Europa, non arrivano in Italia, arrivano in Europa, sentirmi dire da quei paesi noi non prenderemo le quote dei migranti che vengono dall'Italia, beh, allora noi fondi europei non li mandiamo. Quindi non ci può essere europeisti con le frontiere degli italiani. Abbiate pazienza, se siete europeisti siamo fino in fondo e siamo solidari con i paesi di difficoltà. Poi l'immigrazione è un problema complesso, pure noi dobbiamo fare la nostra parte come Italia. Quando arriva un migrante qui non possiamo aspettare 2 anni per capire da dove viene se può stare qua, dobbiamo impiegare 2 mesi, non esiste un modello di identificazione in tutti gli altri paesi europei. Dopo che però li hai identificati, quelli che vengono da zone di guerra, che sono una percentuale minore, li accogliamo, ma quelli che invece non vengono da zone di guerra, vengono da zone di difficoltà economica, dobbiamo trovare il modo di farli rientrare attraverso la cooperazione e lo sviluppo. Cioè, voi l'anno scorso avete speso come italiani 5 miliardi di euro all'anno nell'accoglienza, che non sono finiti nelle tasche di un migrante, sono finiti nelle tasche di alberghi cooperative che hanno finanziato le campagne elettorali dei partiti di guerra. Voi ricordate sempre che il TARA di Mineo è lo scandalo del centrodestra con cui il centrodestra si è finanziato prendendo i soldi dei migranti, e Mafia Capitale lo scandalo del centro-sinistra con cui il PD si è finanziato per le risorse di Italia. Questo sta nelle inchieste. E quindi è impensabile pensare che il centro-destra e il centro-sinistra risolvano il problema dei migranti finché prendono i soldi dagli speculatori sull'immigrazione. No, questo è il discorso di prima degli affitti, dove è sempre lo stesso. Il tema adesso è però, una volta che noi abbiamo preso quei 5 miliardi, invece di metterli nell'accoglienza in Italia, utilizziamoli per fare politiche di sviluppo nei paesi di provenienza. Facciamo però il cambio, facciamo un cambio dei trattati con i paesi di provenienza che ci assicurano. Noi mettiamo soldi nello sviluppo economico dei nostri paesi, voi però ci firmate un trattato che permette, quando qualcuno dei nostri cittadini viene in Italia, di poterlo rimpatriare nel vostro paese. Questo così ci consente di gestire il tema dell'immigrazione. Poi, per qualità della vita, parliamo di sanità. La sanità, secondo me, prima ancora di finanziarla, dobbiamo fare una cosa molto semplice: 2 linee di legge da abolire, togliere ai politici la possibilità di nominare i vostri Questa è una regione nella quale si pagavano 3 volte le stesse fatture nella sanità, ad aziende che poi andate a vedere avevano messo soldi nella campagna elettorale del governatore o dell'assessore alla sanità di turno. Quindi, se vogliamo rimettere la sanità a lavorare per voi e non per la politica, dobbiamo mettere a capo delle ASL dei manager che ringraziano un concorso e non voi. Lo stesso vale per la scuola. La scuola ha tante cose da fare verso soprattutto le innovazioni tecnologiche che stanno arrivando, perché, però chiediamoci una cosa: prima di fare un'altra riforma della scuola, perché la scuola negli ultimi 15 anni non ha avuto il tempo di assorbire la Moratti che è arrivata da Gelmini, di assorbire la Gelmini che è arrivata dalla riforma Fioroni, di assorbire la Fioroni che poi è arrivata dalla nuova scuola, che nessuno si è voluto contestare perché sapeva che se riforme hanno un unico comune denominatore: riformano per togliere soldi alla discussione, sempre, e questa è la cosa che hanno fatto in tutti questi anni, e dicono utilizziamo. Oggi allora noi dobbiamo fare proprio sì. alla buona scuola che dobbiamo fare allora? Cominciare a mettere soldi per quali obiettivi? Ci sono 3 obiettivi quando mando mio figlio a scuola che voglio raggiungere. Prima di tutto che il tetto della scuola non cambia.
cadere sulla testa di mio figlio, e non è una cosa scontata. Secondo, che mio figlio faccia lezioni in una classe non di 30 studenti, una classe ormai incomprensibile e gestibile. E terzo, che quando mio figlio a scuola non cambia insegnante ogni 6 mesi o ogni anno, per assicurare un po' di continuità di casa. Per fare questo dobbiamo mettere un po' di soldi nel reclutamento degli insegnanti, nel tempo prolungato, nello stipendio degli insegnanti che deve stare nella media europea e nell'edilizia scolastica. Questo dobbiamo fare. Ora, io non mi vengo a dire che è tutto semplice, io non sono venuto qui, io ho visto il modello dello Stato italiano, è complicato, è pieno di gente che ogni giorno probabilmente ti si avvetti, ha una burocrazia che è allucinante, perciò noi cominciamo dall'eliminazione delle leggi. Io non sono venuto a dirvi che è semplice, io sono venuto a dirvi che vogliamo veramente iniziare a farlo. Perché in tutti questi anni tutti quelli che avevano detto che volevano fare il giorno dopo non hanno mai iniziato uno solo di questi processi di cambiamento. È chiaro che tutto poi si risolve nel lavoro, no? Tutti quanti adesso abbiamo bisogno più o meno o di un altro lavoro o di un lavoro, il primo lavoro. Questo tema qua, prima di tutto si collega alla scuola. Nei prossimi 7 anni cambierà il 60% dei lavori come li conoscete. Noi abbiamo commissionato degli studi e dei grandi esperti. Ci hanno detto tutti, nei prossimi 7 anni il 60% delle professioni si trasformerà, il 50% però in Italia, e questa è la buona notizia, sarà legata al mondo del turismo, dei beni culturali, dell'artigianato, delle vendite, dell'innovazione. Oggi solo un terzo è legato a questo settore. Tra 7 anni sarà la metà, quindi possiamo diventare uno dei primi paesi per attrazione di investimenti in questo settore. Che dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo capire come formare le professionalità e farle aggiornare sempre. Perché è finita l'epoca dei miei genitori in cui studiavi, ti formavi, trovavi un lavoro, era quello tutta la vita. Quell'epoca lì purtroppo sta finendo. Ma io non sto esaltando il precariato, non è quello il punto, perché cominciamo le scuole in questi anni, siccome le voli cambiano, dobbiamo avere dei contatti più precari, questa è una sciocchezza. Quello che dobbiamo fare invece è creare degli strumenti che ci consentano, quando un padre di famiglia, una madre di famiglia o un figlio perdono il lavoro, di poterli prendere per mano come Stato e dargli la possibilità di formarsi per i lavori che servono in questo momento. Ma per fare questo, per tutti i centri per l'impiego devono incrociare la domanda e l'offerta e non l'hanno mai fatto. Devono comunicare con le aziende e lo Stato deve mettere in comunicazione le scuole con le aziende. Io sono stato delle industrie che stanno mettendo le robot nelle aziende italiane, quelle che sostituiranno il lavoro degli esseri umani. E mi hanno detto, è vero che noi con i robot sostituiamo il lavoro degli esseri umani, ma è anche vero che ci servono altre persone per maneggiare questi macchinari, non le troviamo. Allora io dicevo, ma ti serve un corso di laurea speciale, una facoltà, un'università, un master? No, ci dovete solo rimettere in sesto gli istituti tecnici e professionali che prima funzionavano e ci davano le competenze per maneggiare questi macchinari. Ma oggi dobbiamo invertire proprio il modello e poi veramente vado verso la conclusione. Sul lavoro, se noi abbiamo bisogno di formare le persone per i nuovi lavori, lo Stato deve fare il contrario di quello che sta facendo oggi. Lo Stato oggi, quando le cose vanno bene, è socio al 70%. Quando le cose vanno male, ti abbandona e ti manda pure gli scari mossi, l'Italia, l'Agenzia delle Entrate, tutto questo. Divertire significa abbassare un po' il livello di tassazione. E lo possiamo fare come ha fatto la Spagna. In Spagna un dipendente che tu assumi a 1.300 euro netti al mese ti costa 300 euro a te del tuo primo. In Italia quando assumi a 1.300 euro netti a te costa più del tuo primo, una sola il doppio, di 1.300 non di 300. Quello che hanno fatto gli spagnoli è stato convincere la Commissione Europea a esplorare un po' di deficit, hanno preso quei soldi, li hanno messi nell'abbassamento del costo del lavoro, le imprese hanno assunto di più e assumendo di più l'economia andava più veloce e hanno ripagato il debito che avevano fatto. Infatti loro hanno fatto più 3, l'anno in cui ne abbiamo fatto più 1. Ora, detto questo, cioè che il lavoro si crea permettendo a chi vuole assumere di poter assumere, perché se ti costa il doppio non ce la fai, e la soluzione non sono i contratti con meno diritti, ma devono essere contratti che costano di meno. Detto questo però, io quando prendo un lavoro devo entrare dentro a un centro dell'impiego e devo sapere che lo Stato ti permetta una cosa, ti dica, guarda, mi servono questi lavori, formati per questi lavori, poi tra qualche mese io ti faccio 3 proposte di lavori.
Se non li accetti, perdi il reddito di cittadinanza che ti stavo corrispondendo mentre ti formavi. Se li accetti, perdi il reddito di cittadinanza perché stai entrando nel mondo del lavoro. Facendo così, io ad un padre di una famiglia con due bambini, almeno gli consento di sostenere la sua famiglia mentre si sta formando per una professione che serve allo Stato. Questo è il problema. Quando io ti do il reddito, tu hai dei doveri verso lo Stato, e tra questi devi dare 8 ore gratuite di lavori di pubblica utilità al tuo comune, che significa che da giorno in cui entra in vigore la legge sul reddito di cittadinanza, tutti i sindaci italiani avranno a disposizione tutti i disoccupati della propria città per 8 ore a settimana per lavori gratuiti sui servizi comunali, che significa abbassare i costi dei servizi comunali. In più c'è la pensione. La pensione, se noi stiamo facendo un lavoro per chi vive sotto la soglia di povertà relativa, la pensione minima deve stare al di sopra della soglia di povertà relativa. La soglia di povertà certificata da Euro sta a 780 euro al mese. Se oggi vogliamo cominciare ad essere un paese civile, dobbiamo erogare pensioni minime sopra i 780 euro al mese. Quante ce ne sono sotto i 780? Tantissime. Vogliamo cominciare ad essere un paese civile? Tutto questo provvedimento, reddito di cittadinanza più pensione di cittadinanza, costa 17 miliardi di euro. Io prima vi ho fatto un osservatorio da 60 miliardi, ma la cosa importante è che i 17 miliardi di euro si spendono solo il primo anno, poi sono 14 il secondo e poi comincia a calare perché reinseriamo lavorativamente le persone. Ciò che significa che l'anno in cui ci hanno detto che non c'erano i soldi per il reddito di cittadinanza, loro ne hanno trovati di più, 20 miliardi per le banche e 20 miliardi per il nostro. Quindi, seguendo questo principio, aboliamo un po' di leggi come Buona Scuola, Legge Fornero, Jobs Act, eliminiamo un po' di questa roba, mettiamo i soldi nel posto giusto e miriamo alla crescita più importante che l'Italia possa avere, che è la crescita demografica. Noi siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, l'ultimo. La Francia è il primo paese che fa figli in Europa e non mi risulta, perché ho visto i dati che abbiamo più voglia di fare l'amore di noi, non mi risulta che i francesi abbiano più voglia di fare l'amore. Il tema non è quello, il tema è un altro, che quando ti nasce un figlio in Francia lo Stato ti paga, vanno lì, babysitter, asili nido, ti dà un assegno di istruzione, ti dà una borsa preferenziale con la sanità e con la pubblica amministrazione per le esigenze del tuo figlio internato, fino al terzo figlio. Allora facciamo un attimo il conto. Si vive molto meglio se quando metti al mondo un figlio sai che lo Stato è dalla tua parte perché ti aiuta con queste misure. Se hai una famiglia e perdi il lavoro, lo Stato è dalla tua parte perché ti aiuta a riformarti e a reinserirti lavorativamente. E se vai in pensione sai che lo Stato è dalla tua parte perché ti dà una pensione minima al di sopra della soglia di povertà. Così i nonni sanno che se nascono i nipoti gli si può pagare la pensione. E i nipoti sanno che se i nonni hanno una pensione dignitosa tutta la famiglia va meglio, perché sono il nostro ammortizzatore sociale, soprattutto in Italia, i nonni, se non ci fossero i nonni. E la Francia questa roba la finanziava sempre i patti di Bruxelles, non è che ha finanziato i 60 miliardi di euro di tagli che vi ho detto io. Io sono molto fiducioso perché abbiamo tanto da fare, lo possiamo fare, non dico semplicemente, ma con grande entusiasmo. Quando c'è l'entusiasmo, poi alla fine saltano gli affitti d'oro, saltano le future di setto e saltano pure i 60 miliardi di euro di sprechi. Dobbiamo solo crederci. Io vi chiedo di pensare in grande nei prossimi 20 giorni, perché i prossimi 20 giorni di campagna vanno nei prossimi 10 anni del paese. Dovete decidere se avviare i prossimi 10 anni col piede giusto o consegnarli a quelli che vi hanno già governato. Noi ce la stiamo mettendo tutta, più di quello che stiamo facendo, non lo so se possiamo fare. Stiamo ovunque, stiamo parlando con tutte le persone e stiamo anche denunciando, invocando il supporto del Presidente della Repubblica, il sistema di informazioni che ormai attacca noi e celebra quelli che hanno rovinato l'Italia. Non voglio generalizzare, non voglio generalizzare, ma è così. Però se ci pensate anche quello ci fa bene, perché ieri Repubblica diceva, caso Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha restituito 23,1 milioni di euro, dovevano essere 23,2. Io sono andato a vedere, io sono andato a vedere perché questa è una cosa seria, questa è la cosa più importante che abbiamo fatto in questo.
questi anni, abbiamo tagliato visibilmente i nostri parlamentari e abbiamo messo in un progetto per far nascere imprese. Sono andato a vedere e sostanzialmente la Repubblica non si è accorta del fatto che gli ultimi bonifici che abbiamo fatto dell'ultima restituzione non erano stati ancora accreditati sul fondo del MEF. Ma la cosa più bella è che per la prima volta dopo 5 anni il giornale ha detto che abbiamo restituito dei 2 milioni di euro di ogni giorno. Quindi benvengano queste inchieste giornalistiche, perché vi ricordo ci aiutano. È un po' come quello che è successo a Roma con quell'albero di Natale, che poi è diventato una tradizione mondiale da far venire il 10% di turisti in più a Piazza Venezia, grazie a Spelacchio. Quindi anche su questo io sono molto incoraggiato, perché poi dei nostri risultati non ne parleranno. Qualcuno adesso tornerete a casa, direte quello che vi ho detto e che abbiamo detto i nostri candidati, diranno è una Roma. Ma qualcuno va detto che a Roma noi abbiamo cacciato fuori la Parentopoli di Alemanno dall'Ada, che noi non abbiamo cacciato. Qualcuno vi ha detto che in ottica di spending review di cui parlavo prima siamo passati da 23 società partecipate a meno di 10 società partecipate, riorganizzate la cosa. Qualcuno ve l'ha detto questo? Un PG ha detto che l'assemblea capitolina di Roma costa il 90% in meno di costi della politica del periodo di Alemanno e Marino, con i tagli che abbiamo fatto. O qualcuno ha detto che abbiamo preso la più grande società di trasporto pubblico locale, l'ARAC, l'abbiamo portata davanti a un giudice, lo comportava in continuità e abbiamo detto a quel giudice: adesso lei ha i poteri per tagliare tutto quello che non serve in questa società e restituire gli autobus ai romani, e l'ARAC già sta uscendo con più autobus rispetto all'anno scorso. Qualcuno ve l'ha detto? No, e allora lo dovete dire voi, vi prego, perché altrimenti non riusciamo, lo dovete raccontare voi, lo dovete raccontare voi. I prossimi 20 giorni vanno per i prossimi 10 anni, chiedete a quante più persone di partecipare, scegliere e cambiare. Grazie.